Romolo Bultrini è un illustratore aquilano. Innanzitutto, come nasce questa passione che lei fa per hobby, però in maniera molto bella, tra l'altro? Nasce sin da piccolo, ho avuto questa passione, diciamo memorabile, perché il disegno per me è vita e ho fatto diversi corsi di perfezionamento. Il mio lavoro non è, diciamo, fumettista o disegnatore, è un altro, sono in polizia penitenziaria, però appunto mi sono sempre cimentato e, con notevoli e piccoli risultati. Ecco, quali sono i soggetti preferiti, cioè che cosa c'è nei tuoi lavori? I soggetti preferiti sono sostanzialmente, ma non c'è un soggetto particolare, sono diversi, dagli animali, dai fumetti, soprattutto da... il fumetto di Land Dog, Nathan Never, animali, paesaggi, non c'è una cosa fissa, diciamo, è mista e varia. La tecnica è matita oppure usi anche il colore? Uso carboncino, sanguigna, china e anche da poco mi sono cimentato nella pittura, però non è necessariamente ancora il top rispetto a come faccio magari i fumetti. A Wine Foruli hai esposto le tue opere, hai idea di fare altre esposizioni, mostre, di farti conoscere di più? Sì, sicuramente, lo spero. Se chi per loro, chi per voi, insomma, mi aiuterà, sì, certo, lo vorrò, perché anche per fermo restando che tenendo i piedi per terra, che il mio lavoro è la penitenziaria, però questa è comunque una passione in più che coltivo appunto da bambino e per divertirmi, per far star bene. Il mio sogno prediletto è quello di mandare il fumetto nell'arte, però è da qui arrivare a quello, ce ne vuole. Hai mai pensato di cambiare, di allargarti un po' dal fumetto, magari di passare a paesaggi e quant'altro, oppure hai questa tecnica e questo obiettivo che persegui? No, paesaggi l'ho già fatti, alcuni paesaggi, però ti ho detto, sempre... pur fermo restando il fumetto, è più, diciamo, quello che mi piace di più, che mi dà più estro in me, sì, è più il fumetto più che altro. Per un'opera iniziata e finita quanto tempo impieghi? Perché immagino che ovviamente si fa nei ritagli di tempo. A secondo, se è una vignetta di un foglio normale, di un A1, 10 minuti, composte 3 persone, sono abbastanza veloce. E un'opera, non so, un disegno, dici, con la pittura e tutto, ma fra tutto, se mi ci metto giù, anche 3 ore tranquillamente, sono 70-50.